continuazione di un percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa, così come eravamo andati in Polonia con questo biennio a fare le qualificazioni per gli europei, e così abbiamo deciso di continuare proprio per dare continuità a questo progetto, per dare a loro la possibilità di fare tantissime partite internazionali. È vero che saranno partite difficilissime, specialmente dal punto di vista fisico, forse anche tecnico-tattico, perché giocare contro la Russia e contro l'Olanda, 2 anni più vecchie, sicuramente non è un'impresa facile. Però vogliamo dare l'opportunità anche ad altri ragazzi che facevano parte di questo gruppo, non erano solo quelli che erano nati in Lituania, ma ne avevamo anche altri, quindi la possibilità per vedere anche altri come si comportano in queste situazioni molto difficili, e per creare di nuovo quel gruppo che affronterà poi, quando verrà il tempo esatto, di nuovo con le proprie categorie, sia europei che mondiali. Per quanto riguarda la nazionale seniores, ci aspettano 2 partite contro il Lussemburgo. Penso che possiamo giocarcela sia in Lussemburgo che a casa. Fisicamente forse siamo meglio noi di loro. Se riusciamo a fare una partita in maniera disciplinata e con molta pazienza, penso che potremo farcela. Comunque nulla è scontato, bisogna prepararsi. Loro hanno già affrontato ieri la Georgia e hanno vinto, anche se mi è sembrato che la Georgia abbia già deciso di prepararsi poi al trofeo Challenge in giugno, quindi non ha giocato ad altissimi livelli. Per quanto riguarda gli Under 18, ci aspetta, come hai già detto, un MHC veramente di altissimo livello, con squadre come la Germania, la Polonia, la Francia, la Spagna, l'Islanda, Argentina e tantissimi altri. Ci andranno quelli del 2000, anche questa è una bellissima generazione che farà sicuramente un grande MHC, anche in prospettiva da questi ragazzi ci aspettiamo moltissimo. We'll be right back.